Allora, onorevole, dato che lei si trova in Tunisia, io non posso non dirle Assalamu alaikum. Alaikum salam, Ramtullahu wa barakatuh. La Carità. pace sia con voi e la benedizione di Dio pure. Torniamo a parlare in italiano, magari così ci capiscono di Beh, più. sì, magari. Alla Allora, fine intanto. poi sono gli stessi linguaggi, no? Io mi ricordo da bambino sempre, salutavamo sempre anche in questo modo, quando ero piccolo, ma parliamo di anni fa. Adesso i costumi sono cambiati, il modo di vivere, però voglio dire, fa riferimento sempre a ringraziare Dio e chiamare Dio anche nei rapporti fra le persone. Intanto, come sta? Beh, io sto bene come tutti, diciamo, perché abbiamo passato questi mesi di confinamenti, di restrizioni, perché ci sono state anche qua. Tra l'altro io per mesi non sono potuto venire neppure in Sicilia, diciamo che mi manca, anche perché normalmente io faccio un paio di mesi qua, un paio di mesi in Sicilia, e questo periodo non l'ho potuto fare perché in pratica, prima l'assenza dei voli, eccetera, ora adesso l'obbligo di quarantena se si arriva dalla Tunisia, un obbligo, diciamo, completamente immotivato, per il semplice motivo che qui in 5 mesi ci sono stati 1.450 casi di positività e 51 morti, diciamo, mentre a Bergamo ce n'erano 80 al giorno di morti, quindi diciamo che è un modo come il nostro paese si difende, ma in questo caso dobbiamo parlare di eccesso di difesa perché, considerata la situazione che qui sanitaria che qui c'è stata in questi mesi, anche perché devo dire che all'inizio la Tunisia praticò immediatamente le stesse misure che fece l'Italia, quindi chiusura delle scuole, addirittura con alcune negozi, attività, blocco dei trasporti e addirittura con un coprifuoco che cominciava alle 6 del mattino fino a no, alle 6 del, alle 6, alle 18 di sera fino alle 6 del mattino, quindi impedendo, diciamo, quella che poteva essere la cosiddetta movida dei giovani, no? Le attività, gli incontri serali, eccetera. E questo, diciamo, che ha abbassato notevolmente le possibilità di contagio e ha salvaguardato notevolmente questo paese che da maggio, esattamente dal 25 maggio, progressivamente ha aperto. Adesso è tutto aperto, compresi gli alberghi, compresi i voli. Diciamo che dall'Italia ne arrivano pochi, mentre arrivano parecchi dalla Francia, perché l'Italia proprio impone, attualmente è l'unico paese europeo che impone a chi viene dalla Tunisia 15 giorni di quarantena. Ripeto, secondo me è un provvedimento immotivato, perché semmai è uno che viene dalla Tunisia che va a Milano che rischia, non viceversa. Presidente, ci sono degli sbarchi che arrivano direttamente dalla Tunisia a Lampedusa, nelle coste siciliane. A suo avviso, cosa ha determinato questo aumento di sbarchi in questo momento? Magari c'è qualche riferimento proprio alla questione sanitaria? Ma il tema è questo: noi ovviamente siamo tutti allarmati come italiani rispetto a questi sbarchi, perché siamo in un periodo di grande difficoltà economica, siamo in un periodo di pandemia, temiamo i contagi, temiamo l'ingresso di persone che vengono da fuori, ovviamente anche e soprattutto quelli che vengono in modo irregolare. Ovviamente questo non è un fenomeno, diciamo, che possiamo accettare proprio in questo momento, però c'è una riflessione da fare. Noi abbiamo avuto in tutti questi anni, diciamo, gli sbarchi che sono venuti sostanzialmente
dalla Libia con grandi barconi, scafisti come intermediari, grandi operazioni commerciali. Mentre adesso l'emigrazione tunisina ha caratteristiche completamente differenti. Piccole barche di pescatori che vengono acquistate da 10-15 persone che si mettono insieme e fanno questo viaggio per andare a Lampedusa. Il fenomeno non accadeva dall'autunno del 2000, dall'inverno del 2000, dalla primavera, no? Dall'inverno del 2011, dal novembre del 2011 non accadeva, perché nel gennaio del 2011, quando cadde l'allora presidente Ben Ali e cominciò la cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini, praticamente ci fu un periodo di crisi notevole in Tunisia, legata alla questione economica, politica, l'assenza di governo, la polizia che era impegnata a fronteggiare fenomeni anche di altro tipo, criminali di altro tipo, che so, anche perché quando poi scoppia una rivoluzione non ci sono controlli sociali, insieme ai buoni della rivoluzione ci sono anche i cattivi che magari vogliono farsi gli affari, vanno a devastare i negozi, vanno a rubare le cose, a scassinare gli appartamenti, quindi addirittura si verificavano fenomeni di bracconaggio, fenomeni di arresti di macchine per le strade, di notte. Era diventato pericolosissimo, una Tunisia che era completamente tranquilla improvvisamente diventa totalmente insicura. Fra l'altro io ero parlamentare europeo all'epoca e seguì sia gli eventi rivoluzionari che ci furono in Tunisia, sia la situazione dell'ordine pubblico, sia la situazione incredibile che si formò nel 2011, nel maggio del 2011, fra aprile e maggio del 2011, con 5.500 tunisini stazionati a Lampedusa, che erano messi senza alcuna possibilità di essere praticamente accolti, buttati per terra, non sapevano come lavarsi, cioè una situazione igienico-sanitaria terrificante, anche difficoltà all'inizio, anche alimentari, tant'è che molti lampedusani cominciarono a cucinare loro dei pasti per darle a questa gente che non riusciva, perché la macchina della protezione civile ovviamente era totalmente impreparata all'inizio all'idea che potessero arrivare 5.500 persone nell'isola. Poi la situazione si normalizzò alla fine del 2011. Noi dal 2011 al giugno del 2020, cioè per oltre 9 anni, non abbiamo avuto assolutamente sbarchi di tunisini né partenze dalla Tunisia, con uno Stato tunisino che ci ha dato una grande mano d'aiuto e ha impedito la fuga, l'immigrazione irregolare. Cosa è accaduto adesso? Presidente, il Covid ha messo a dura prova gli effetti di quella primavera araba? No, il tema è che il Covid mette a dura prova l'economia mondiale, perché noi abbiamo difficoltà in Italia, abbiamo difficoltà in Francia, addirittura la Francia ha una caduta del PIL peggiore a quella dell'Italia, mette in difficoltà paesi ricchissimi come la Germania, mette in difficoltà gli Stati Uniti, anche se lì ci sono delle responsabilità nella gestione, politica del Covid, perché quando si lascia andare la pandemia così da sola, senza prendere strumenti di protezione, ovviamente si arrivano alle migliaia di morti al giorno, alle decine di migliaia di contagi
al giorno in una situazione che si paga molto forte. Il governo italiano veniva criticato per le misure dure affrontate, adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'Italia è il paese che ha fatto meglio, perché poi alla fine la ripresa sta avvenendo più forte che altrove, per via del fatto che praticamente ci sono pochi contagi. Parliamo pallidamente di turismo in una situazione che era impensabile a marzo, ad aprile, maggio, che noi avessimo potuto riprendere forme minime persino di turismo. No, eravamo tutti quanti terrorizzati, fra l'altro. E sappiamo soprattutto adesso cosa fare. La Tunisia ha fatto dei provvedimenti, ovviamente in un'economia più povera, quando si bloccano per mesi tutte le attività produttive, quindi non produci, non si blocca tutto il sistema dei trasporti, non solo interni, ma anche internazionali, assenza di voli, eccetera, scarsa mobilità, confinamento, chiusi barbieri, sarti, parrucchieri, caffè, ristoranti, attività tessili, qualsiasi attività. E poi con una situazione, non è che hanno avuto, diciamo, la solidarietà che c'è stata in Italia, perché alla fine in Italia, in questa grande difficoltà che ha messo a dura prova le famiglie, noi abbiamo avuto i bonus alimentari per coloro che non potevano mangiare, i bonus del reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti, tutti i provvedimenti ovviamente che qui non sono stati fatti per il semplice motivo che lo Stato tunisino non si può permettere di fare delle misure di questo tipo. È ovvio adesso che loro si aspettavano, fra l'altro, che alla fine dell'epidemia, in considerazione del fatto che avevano tenuto la situazione sanitaria totalmente sotto controllo, perché parliamo di 300 casi al mese in tutta la Tunisia, sostanzialmente, no? Quando voglio dire, in Lombardia soltanto, che la Tunisia fa lo stesso numero di abitanti della Lombardia, 11 milioni e mezzo, la Lombardia pare sono 11 milioni, ma siamo lì, e noi avevamo 2000 e 2005 casi al giorno, cioè praticamente in mezza giornata in Lombardia si verificavano i casi che qui sono stati accertati in 5 mesi. Ovviamente si aspettavano una ripresa del turismo. Questa non c'è stata, anche, voglio dire, c'è stata poco. Parliamo di un turismo più interno, parliamo di una parte del turismo algerino, che fra l'altro è libico, che fra l'altro è il 50% in meno rispetto all'anno scorso. Parliamo degli emigrati di ritorno dalla Germania, dalla Francia prevalentemente, dal Belgio, poco dall'Italia, gli stessi tunisini, perché c'è anche questo obbligo di 15 giorni di quarantena. Immaginate uno che viene a fare 2 settimane di ferie e poi in Tunisia e poi deve stare 15 giorni in Italia chiuso in casa e non può riprendere a lavorare. Spero che questo provvedimento venga tolto, perché, ripeto, non ha senso, e faccio appello anche al governo italiano di fare delle misure, perché i virus non è che sono si basano sulla nazionalità, diciamo che si basano. Oggi è molto più pericoloso che arrivi gente dalla Lombardia che non dalla Tunisia dal punto di vista sanitario. Ovviamente questa situazione di difficoltà economiche ha più c'è una crisi di governo in questo momento, perché il premier si è dovuto dimettere, il capo del governo, per un conflitto di interessi, per intenderci, alla Fontana in Lombardia, una società in cui partecipava con alcune quote direttamente il premier, ha ricevuto degli appalti da parte
di organizzazione da parte dell'amministrazione tunisina, e questo ha determinato uno scandalo per cui tutti i partiti e il Presidente della Repubblica hanno chiesto al capo del governo di dimettersi. Quindi c'è un governo in questi giorni che non c'è, e infatti sono aumentati anche molto le fughe. C'è questa situazione economica drammatica. Evidentemente, quando io dico queste cose, io ho avuto anche delle cose terribili. C'è addirittura uno che mi ha detto: devi assolutamente morire, un comunista in meno. Tra l'altro, dico oggi evocare il comunista, quando dal 1989 praticamente il Partito Comunista non esiste, cioè diventa una cosa allucinante. Ma io non è che sto dicendo che loro debbano emigrare irregolarmente, sto analizzando un fenomeno. C'è della gente disperata, anche perché io poi ci parlo con la gente, magari me ne vado in un caffè e uno appena mi sente parlare in italiano. Infatti sono anche molto conosciuto qua, perché io arrivo qui ininterrottamente dal 1982 e molti conoscono anche i ruoli politici che io ho avuto, eccetera. E quindi anche c'è una certa stima, fiducia nei miei confronti. E mi dicono: ah, noi vogliamo scappare verso l'Italia. Io Ecco, dico: come mai? Presidente, proprio qui volevo arrivare. Mi dica, Dico questa male. è la situazione in Tunisia. Come dalla Tunisia viene vista la Sicilia in questo momento? Il problema è questo, che ripeto, questa è immigrazione tunisina, caratteristiche completamente diverse rispetto alla Libia. È una immigrazione fai da te, fai da te. 5 persone, 10 persone, 15 persone, addirittura interi nuclei familiari. Ho visto questa polemica sulla signora che è arrivata col cagnolino, come se a un certo punto, se una famiglia se ne va tutta con una barchetta, che fa? Il cane lo butta a mare. Non lo so, non è che è un segno di ricchezza il fatto che uno, forse in Italia perché costano, ma qui non costano niente gli animali. Anch'io ho 2 gatti, se me ne vado me li porto. Non è che li lascio Che per abbandonano. strada, vado sotto una macchina, no? Quindi, qualsiasi siano, quindi anche tutte queste motivazioni. Cioè, è gente che in questo momento è disperata. Allora, se noi vogliamo evitare questo fenomeno, dobbiamo affrontare fortemente la questione. Noi abbiamo bisogno assolutamente della Tunisia come paese che collabora, proprio in considerazione fatto che la Libia è totalmente inaffidabile, è completamente in mano non si capisce chi comanda in Libia, comandano gli scafisti, i delinquenti, eccetera, 2 governi, l'un contro l'altro armato, non si hanno praticamente, non si ha alcuna affidabilità di interlocutori, eccetera. Allora dobbiamo intrecciare relazioni più strette con la Tunisia, per fare in modo che si collabori di più anche in questo momento di crisi del governo qui, eccetera. Ci sono comunque sempre degli interlocutori, i vecchi ministri, fra l'altro, e ci sono, c'è il capo dello Stato, c'è l'amministrazione, però assolutamente dobbiamo, se noi vogliamo evitare che dalla Tunisia nei prossimi mesi si arrivi a fenomeni tipo quello che abbiamo avuto nel 2011 a Lampedusa, che fu veramente drammatico per i tunisini, per Lampedusa, per l'Italia, per l'Europa, eccetera. Noi dobbiamo assolutamente stringere maggiore collaborazione e lavorare, fare un tavolo permanente, fare un tavolo, un coordinamento permanente per fare il COSU, per fare aiutare la Tunisia. Non ho apprezzato molto 2 cose del ministro degli esteri. Uno, quando dice affrontiamo i barchini, come li affronta i barchini? Mica sono i barconi. I barchini ce l'hanno i pescatori, allora distruggiamo tutte. Poi diventano strumenti di emigrazione dopo, quando questi sono in mare, se li sono comprati. Presidente, è stato Sono certamente chiarissimo, questo. chiarissimo E poi nel anche suo. adottare lo stesso metodo di analisi e di trattamento che fai per la Libia. L'altro elemento è, dice: non ti do i soldi che ti spettano del fondo della cooperazione. Scusate, alla Turchia, no?
poi per bloccare le migrazioni dall'est. Praticamente abbiamo dato come Europa miliardi, perché quello interessava la Germania, l'Austria, cioè tutta l'Europa, diciamo, nord occidentale, orientale, nord orientale, no, vabbè, insomma, Europa del nord, e da cui arrivava questo fronte di emigrazione orientale su cui si indirizzava. Perché noi non dobbiamo praticare alla Tunisia, invece diciamo ti dobbiamo dare 37 milioni e quelli gli abbiamo dato miliardi, non degli altri. Non solo i linguaggi che risolvono il problema, anche perché non è che è il governo tunisino che organizza la cosa, l'immigrazione. C'era un accordo. Presidente, è stato chiarissimo. Questo concetto è importante. Fra la Tunisia e l'Italia, e poi l'Italia doveva dare dei mezzi per la sorveglianza. Allora diamo questi mezzi, sorvegliamo, non facciamo ripartire sostanzialmente, perché quando sono partiti è molto difficile, come i blocchi. Uno dice: certo. Quando che fa? No, ma poi come hai descritto lei il fenomeno, però me lo discuto perché appunto ho vestito con delle piccole imbarcazioni. È stato chiarissimo nella sua descrizione e nella sua. È stato chiarissimo nella sua descrizione e nel suo appello. In conclusione, piccola domanda politicamente scorretta: è pronto a tornare protagonista della scena politica italiana? Cosa penso della politica italiana? No, ho detto lei è pronto a tornare protagonista della scena politica italiana? Guardi, io in questi mesi ovviamente mi manca molto la vita, l'impegno sociale. Io sono nato, praticamente ho sempre cercato di fare attivismo per a favore dei deboli, dei poveri, eccetera. Quindi è un po' questo. Anche qui, in qualche modo, durante il periodo del Covid, per esempio, anch'io ho aiutato le organizzazioni umanitarie, quindi facevano delle raccolte, eccetera, perché una persona, voglio dire, è cittadino da tutte le parti e in ogni parte è essere umano e quindi deve aiutare il suo prossimo. Però, e quindi questi, da questo punto di vista mi manca quell'impegno politico. Sicuramente mi manca un po' meno quello che ho passato politicamente nei 5 anni di governo della regione, dove praticamente io avevo un fuoco schierato, amico, nemico, che qualsiasi cosa tentassi di fare, c'era sempre una sorta di blocco per impedirla, non per aiutarmi a fare le cose come dovrebbe essere la sana politica. Quindi in qualche modo rimanga. Poi, sinceramente, io in questo momento non voglio impegnarmi direttamente per un motivo molto semplice. Anche se altri ritengono che questo non li metta in una situazione di difficoltà, c'è gente che è rinviata in giudizio, è sotto processo, è regolarmente, che continua a occupare cariche, eccetera, eccetera. Io non sono fatto così. Io ritengo, ho attualmente un avviso di garanzia che mi riguarda. Io sono convinto della mia innocenza e soprattutto di dover dimostrare la mia innocenza, ma io ritengo che in questo momento, fino a quanto non si chiarisce questa vicenda giudiziaria che mi riguarda, in cui io praticamente non ho fatto nulla, non ci sono alcune prove, non sono stato mai interrogato, non so manco neppure di che cosa sono accusato, da 5-2 anni, però io ritengo che non debba fare politica, perché la moglie di Cesare deve essere la più, diciamo, onesta fra le donne che ci sono a Roma. E quindi io ritengo che la politica non deve assolutamente deve essere al di sopra di ogni sospetto, di ogni cosa. E quindi è una mia questione etica. Preferisco mettermi da parte, stare con serenità. Ovviamente questo non significa che poi io sia un qualunquista, che non ho rabbia, simpatia o antipatia, che non voglio contribuire, continuo a avere la mia pagina da Facebook, a
partecipare tutte le volte che si chiede su un giornale, su una televisione, a un dibattito, eccetera. Però, sinceramente, ritengo, ecco, siccome la vicenda mi addolora molto, io non sono nelle condizioni psicologiche Per affrontare il mondo. di poter fare immediatamente politica. Presidente, grazie ancora per questa sua disponibilità. No, Le grazie auguriamo una buona estate. a voi, chiamate quando volete, perché è sempre un piacere, mi sento un po' a casa, no? Mi A fate questo punto sentire. la saluto Grazie dicendo mille. un'eccellente. Ah, vi dico una cosa bellissima, guardate, questa città dove io attualmente vivo, Pavia, è una città di circa 50.000 abitanti, Presidente, tutta sommata. purtroppo mi fanno dei brutti, Presidente, mi scusi, mi fanno dei brutti gesti, dobbiamo tagliare perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Bene, va Mi bene, scusi. poi la prossima volta. Ok, arrivederci. Alla prossima. Arrivederci.